Rivergaro ha ospitato la prima giornata di vaccinazioni in provincia per persone con più di 60 anni organizzate dall'azienda sanitaria. Sono stati 32 i cittadini che hanno scelto di farsi somministrare la dose, non un numero elevato ma nemmeno ridotto, considerando che per la fiera di Sant'Antonino a Piacenza le persone che scelsero questa opzione furono 68. L'ASL era pronta per somministrare un centinaio di dosi, due medici, quattro infermieri, due volontari della Placentia Rivergaro e un vigilantes, l'organico messo in campo. Il vaccino somministrato è Johnson & Johnson e per motivi particolari a farne richiesta può essere anche chi ha meno di 60 anni. Facciamo un open day con il vaccino Johnson monodose, in modo tale da offrire a quelle persone che per vari motivi logistici, di negligenza, ripensamenti o anche di salute non hanno avuto opportunità di vaccinarsi prima, viene offerta appunto con libero accesso la vaccinazione con il vaccino Johnson. È un vaccino a vettore virale, preferibilmente offerto alle persone di età superiore ai 60 anni, ma autorizzato dai 18 anni di età e quindi in condizioni di necessità lavorative, di studio o anche di salute può essere somministrato anche alle persone più giovani. Il Comitato Tecnico Scientifico ha proposto la possibilità di utilizzare vaccini come il Johnson, che è prevista un'unica dose, anche e soprattutto per soggetti under 60, ma che per motivi di lavoro e per motivi anche di differente tipo, quali per esempio popolazioni non stanziali, possono in effetti usufruire, al netto del fatto che non debbano avere controindicazione alla somministrazione di un vaccino a vettore virale, possono usufruire di questa occasione, per cui facendo un'unica dose riusciamo a garantirgli la copertura vaccinale e per cui sarebbe in effetti un'occasione da cogliere in questi casi. Per problemi di lavoro ho bisogno di questo vaccino, così non ho problemi ad andare in giro per l'Europa. Le vaccinazioni sono state ospitate dalla chiesa di San Rocco accanto al municipio. L'idea di San Rocco è nata insieme all'azienda USL, abbiamo condiviso con il parroco, Monsignor Dalla Valle, il quale da subito ha dato la piena disponibilità. Questo è un luogo molto simbolico per Rivergaro e la vaccinazione sappiamo quanto sia importante, quindi credo che sia una giornata molto positiva per Rivergaro. Da lunedì prossimo e fino al 22 agosto saranno 15 i comuni ad ospitare le giornate di vaccinazione organizzate dall'ASL. Il primo appuntamento è il 19 luglio a Bettola.